il Papa ha parlato del genocidio degli armeni, ha sollevato un tema spinoso per la Turchia. Lei cosa pensa? Ma credo che la verità sia sempre la cosa migliore. Se c'è una verità da dire, si dice. E poi questo non è contro nessuno. Quando si dice la verità si intende attivare un processo di dialogo, di pacificazione, insomma. Questo è il discorso che ha fatto il Papa, non l'ha fatto per farlo contro qualcuno, ma per invitare proprio a ritrovare attraverso la via della verità anche quello che può essere un cammino appunto di maggiore dialogo, maggiore confronto anche reciproco tra le varie componenti che sono coinvolte, e quindi attraverso la via di giungere a questa via alla pacificazione, ecco, e questo non significa condannare nessuno, ma significa invece, ecco, stimolare tutti a ritrovare insieme una via di concordia e di rifiuto di ogni contrapposizione. Ci sono sempre stati dei fanatici, dei fondamentalisti in tutte le religioni, e ne abbiamo avuto esempi nella storia, ma la stragrande maggioranza delle persone che credono comunque in Dio, al di là della religione che professano, non hanno questi sentimenti, perché quando uno avvicina Dio, avvicina una persona che gli dice guarda che devi amare, misericordioso, buono, fedele. Quindi io penso che bisogna certamente isolare queste frange estremiste, no? Che vogliono appunto portare anche questo tipo di scontro di civiltà, scontro di religioni, scontro tra etnie diverse, eccetera, e invece, ecco, continuare a costruire insieme qualcosa di pace. Gesù Cristo, ci insegna dalla Sindone, non ha risposto al male con il male, ha risposto col perdono, con l'amore, con l'impegno di dare esempi veramente che trascinano poi sulla via del bene, perché nel cuore di ogni uomo comunque c'è il bene.